Inaugurato questa mattina alla presenza del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, il nuovo hub vaccinale di Figline, il più grande in tutto il Valdarno. Il nuovo centro vaccinale, già operativo da ieri, lunedì 2 gennaio, rimarrà aperto, salvo nuove disposizioni, fino al 31 marzo. Sì, davvero una giornata significativa perché facciamo un'inaugurazione ufficiale, per cui ringrazio il presidente Eugenio Giani per essere voluto venire e essere con noi oggi, perché per noi questo significa aver creato un presidio della salute pubblica davvero in vicinanza a ogni cittadino. È un presidio fondamentale perché bisogna spingere molto sulla terza dose, sulla vaccinazione in questa fase anche di nuova ondata di variante Omicron, dobbiamo resistere e tenere proprio grazie ai vaccini ed è importante averlo di prossimità a un hub proprio perché questo significa facilitare la vita delle persone. Siamo davvero contenti di poterlo inaugurare ufficialmente oggi con la partenza che c'è già stata ieri, che ha già permesso oltre 670 dosi di vaccino somministrate ai cittadini di Figline Incisa, ma non solo. Direi che avrà un contributo per tutta la Toscana, oltre che per il territorio, perché è un hub importante, si tratta di 700 vaccini il giorno, in una Toscana che cerca di tenere il ritmo di fare ogni giorno più di 30.000 vaccinazioni. 30.000 vaccinazioni il giorno significa arrivare in un mese a farne 900.000, in una regione di 3.668.000 abitanti, è un quarto della popolazione. Anche questo può dare un bel contributo. Oggi noi siamo la regione che abbiamo esteso la vaccinazione a più persone in rapporto al numero di abitanti, siamo oltre l'85%, però questo passa anche attraverso il mantenimento della rete di vaccinazione, il suo potenziamento per arrivare alla terza dose per tutti. Con la terza dose vediamo che anche con Omicron vi è un bel livello di difesa. La vaccinazione ha significato molto, ha significato allontanare il pericolo di letalità del Covid-19 e quindi fra Omicron e vaccinazione noi possiamo arginare quello che sono i danni alla salute verso i cittadini. Il complesso sarà gestito e coordinato da Pharma Valdarno, mentre gli operatori sanitari e personale operativo sono messi a disposizione della Misericordia di Figline, che si impegnerà nell'accompagnamento degli ospiti, dall'accoglienza alla somministrazione. Ovviamente siamo lieti di questa apertura, inizialmente ci sembrava un obiettivo insormontabile, però con tanti questi nostri sforzi fortunatamente sono stati ripagati. La parte di Misericordia è quella di gestire il personale vaccinatore, quindi il personale sanitario, e con l'aiuto dei volontari di gestire anche tutto il flusso di persone che girano all'interno del lab.